Guardate dentro come l'è sotto, dove sopra va in putrefazione è il più brutto, ma sotto è bello, vedi c'è ancora la carne fresca. Bellini, come si va? Tutto bene? Bene, sentite, che l'avete vista in altre puntate? Di che ve ne sembra? Ma le condividete anche? E che dicono i vostri amici? Bene, mi fa piacere. Allora, che vi dico? Benvenuti ad un'altra puntata di Azzardi Culinari! Azzardi Oh, allora io intanto mi preparo. culinari! Come tutte le puntate della puntata! Come tutte le... No, prima mi metto il grembiule. Se no, Cannavacciolo, il che mi ha insegnato a fare. Lo sapete che sono amico di Cannavacciolo? Mi ha insegnato lui a cucinare queste robe. Un tu lo sapevi, signorina? Davvero? Mi ha insegnato a Cannavacciuolo, mi dà degli stiafi, rischi. Ha visto che stiafi da? No, io perché sono imbarcato? Perché Cannavacciuolo mi tira delle sonde che mi garibarda, vero? Mi tira delle fiamme. Bene, allora ragazzi, io il che vi dico? Io sono pronto, io non vedo di dove andremo oggi? Si è già girato tutto il mondo con questa roba da mangiare. Dove andremo a mangiare oggi? Chissà che cosa ci aspetterà oggi. Vediamo? Si va? 3, 2, 1! Eppure io devo trovare un modo per cercare di capire come mi fanno a comparire queste robe qui. Come mi fa a apparire questa roba qui? Questa roba, io l'unosa, io mi ci cervello, non ci dormo la notte su questa roba. Come fo? E dormi il giorno. Bene, ma andiamo avanti. Allora, anche qui c'è un pezzettino di ciabatta per assaggiare di ostia. Che roba lei che da fare? Per assaggiare uno di questi porcai, di queste robe luculliane di oggi. Vediamo dove saremo a mangiare oggi. Cinza Pao. Mercom Mitringed Fresh Siberia. Qui c'è scritto Siberia Group, vedete? Quindi vuol dire che siamo al freddo, siamo in Russia. Lo Svidonio, madre Russia. Lo Svidonio. Dried e Salted Anchovy Snack. Questi sono snack, sono pesciolini snack. Alici, sono 20 grammi di alici, 20 grammi, sembra nemmeno fosse erba, 20 grammi, no, la rovina. Va bene, benissimo, quindi di conseguenza io andrei subito, allora io, organizziamoci, perché qui si è già fatto l'asino. Allora, questo qui non è fumo, sembra, ma non è un panetto, ma è un dolce russo, che non è proprio russo, diciamo un dolce russo che comunque... Non lo so, delle zone lì, comunque delle zone lì. Questo qui, Lace, sono una zuppa arcio, che cazzo è questa roba? È una zuppa che va messa, zuppa di riso alla carne, quindi questa lì va fatta, va riscaldata. 3-4 minuti che è scritto, più 600 ml di acqua, va messa nell'acqua, ma se io ne prendo una cucchiaiata, vomito anche l'anima. C'è il pesce, poi il sale, poi c'è un po' di Rapsol. Il Rapsol è una ditta che fa l'olio. Ah no, è la Repsol quella lì. Vabbè, però comunque butta bene. Comunque, questo è un secondo. Via ragazzi, no, è un primo. Un primo secondo fa tutto questo. Questo fa tutto. Luci da tacchettino e lascia come trova. Figurati un buonino. Ah, c'è anche, perché c'è scritto in inglese, c'è scritto che c'è il tomato, che è il pomodoro. Il pomodoro, poi c'è un po' di carote, ma chi se ne frega, via, insomma, vai. E questo invece che sembra, in Italia da noi sono fruttini, hai visto? Ci sono gli omogenizzati di frutta, sono così, hai visto? No, sarebbe troppo bello, le pesce di sicuro. Ma no, le oca, queste che le fegato d'oca, queste, che roba. Le oca... Cacci pastels, cioè credo sia una... Non ci sa fegatini, no? Da mettere su il pane, il fegatino per Natale, tu lo mangi, il fegatino fenomenale. Oppure il cosino fatto con il carciofo, no? Tu lo spalmi sopra e tu lo mangi. Però c'hanno l'anatra schiacciata, schiacciano un'anatra,
e te la stioccano sul panino, capito? Quindi io come prima cosa credo dovrei mangiare questa. Di secondo mangio questo, che è un, però è un primo secondo. Per rifarmi la bocca me lo fo con questo porcaio qui. Il dolcino russo è questo. Ora russi sono tanti milioni e vi voglio bene, ma mi sa che oggi e lo pigliano in bocciolino a bestia con queste roba qui. Però partiamo dunque, allora gli ingredienti sono questi, mi ci vorrebbe, ora mi ci vuole tutti gli menioli, mi ci vuole una forchetta, un coltello, perché ho da tagliare il dolce, mi ci vorrebbe anche un coso per tagliarci sopra, un cucchiaio per mangiare questo pappone, vediamo se funziona, si prova? Via! Sì, non c'è mai nulla oggi, c'ho un peso sulla testa, e che sarà stato? E che c'ho sulla testa? Ma da questo lì che fiammata che c'ha! C'ho le forbici sulla testa, il coltello sulla testa, ma questo è un criminale veramente, ma qui io c'ho a che fare con dei criminali, guardate che bellezza. Allora io qui c'ho, mi ha dato anche il fogliolino per pulirmi la bocca, la diceva, guarda che persona a modo che è. Io apparecchio, come si dice in Toscana, imbandisco la tavola, o apparecchio, che di molti posti lo sanno. Dunque, si parte subito con questa cosa lì, proprio si parte forte, eh? Attenzione, l'anatra, l'oca, sentiamo questa affare di questa pappa di oca, che roba è, eh? Che bel colore! Eccola qui, l'è già pronta così, eh? Cioè, non è che c'è da studiare tanto, non è plastica, l'è già oca schiacciata questa, eh? Senti, sa, l'odore sa, ve lo ricordate lo spuntì? Lo spuntì però era di tonno, mi sembra, questo invece è le, sa di spuntì, ma sa le oca. O papera o anatra, sono a seghi. Sentiamo che dopo lei. Non ho molta fiducia oggi. Le picciolo di nulla, ce l'hanno piantata dentro. Le picciolo di fosse una bolla d'aria, invece non ho, l'è proprio piantato dentro. Questo è come si presenta di nuovo, vedete? Sembra una sega. Non lo so che è. Sembra un'inchiodata con la Vespa Nigiaino, vedi? Una roba stranissima, non so che. Che aspetto molto interessante. Boh, l'è tanto questo, eh. E tanto, o rigozzo o lo mangio. Sai di che sa? Di jambon. L'avete presente lo jambon? Il prosciutto cotto ricotto. Che è il prosciutto cotto ricotto? Lo jambon, sa di jambon. Io credevo facesse più... Francamente credevo facesse più schifo. Invece guarda, io lo rimetto qui... E la regia lo porta a casa a chi prova di tutto, ok? Perché voi dovete sapere che qui siamo un'associazione a delinquere. Siamo io, la mia signora, il regista, tutta la sua famiglia, che in casa riprovano questi porcai qui, che io dopo ho fatto la diretta con voi, li porta a casa e li rimangiano loro, li provano, sono peggio di me questi, sono delle fogne incredibili. Fa conto Calcutta, non è nulla. Quindi questo qui, l'odore sa di spunti, a mangiarlo sembra lo jambon francese, e voto gli do... Gli do un 7 perché credevo fosse molto molto peggio o addirittura orripilente. Invece tutto sommato si fa mangiare. Voglio dire, se io lo trovo e si va a un cocktail e ci sono queste tartine con questo qui, io devo tremere schiaffo. Quindi voglio dire, perché no? Diamo voto 7. Ora si va a mangiare questo Leon Porcaio. Ragazzi, ormai ho fatto non so quante puntate, lo so quando lo piglio in bocciolino e quando invece ci do. Qui lo piglio in bocciolino. O via, pronti? O sentiamo, si presenta malissimo, guarda qua, anche l'odore è arrivata una vampata, madonna ragazzi, questo, qui non si viaggia, ragazzi, questo è atroce, allora secondo me, perché questo non c'è modo di buttarlo giù, ora scaldo un pentolino con un po' di acqua, ce lo butto dentro, lo uso zuppa come è consigliato anche qui, e dopo lo mangio con voi, va bene? Allora, amici cari, seguitemi perché questo qui va scaldato, va messo in un pentolino, ci butto due o tre vagonate dentro, mi seguite, riuscite? C'ho già il pentolino qui sul fuoco, ci siete? Venite con me piano piano perché voi siete anziani. Ok, aspetta, accendo anche questa luce qui, ahimè voi ce ne avete di più. Guardate, ecco, sono stato io, mi è cascato il fazzoletto, scusatemi, non l'ho fatto apposta. Il fazzoletto pesante, che vuoi, fu il fabbro, cioè il fazzoletto di lamiera, giustamente. Questo è il prodotto, vedete? Qui è ciò che si vede. L'odore è nauseabondo. Non ho idea di che cosa sappia. Credo sia... Che c'hanno lassù di animali? Sarà un animale delle zone lì, una specie di cavallo? Non lo so che animale sia questo, non lo so. Perché non sembra pesce.
Non sono il russo, ragazzi, non lo so. Quindi l'acqua è già calduccina, io ne butterei 2 o 3 cucchiai, che vuol dire? Guardiamo che cosa buona! Che bontà! Bene, ci vuole lo scalpello o un cacciavite per farlo badalà. Le dure a serpentato. Uno è già molto più bello, è vero, hai visto bello? È molto più bello. Sembra il mangiare per i cani. Io ai miei cani do pal, la ricordate? Ma che vuol ricordare? Voi siete giovani. 2, ce ne metto un altro perché io voglio godermela sta cosa. Ma che bontà. Ok, può bastare? No, non lo volevo sciupare perché è un prodotto buono questo. Anche per andarci a caverna mi sembrava buono, no? Ora si lascia sciogliere, nemmeno con la lava questo gli si scioglie, nemmeno con la fiaccola mi si scioglie sta affare. Guarda che roba, era meglio se lo mangiavano in bussolotto, la schifezza qui. Nel frattempo io ho visto, ve lo faccio rivedere, ho inzuppato un dito dentro perché l'acqua è calda, fa cacare anche l'acqua di là, quindi figuratevi un pochino come può essere tremendo. Sì, c'è scritto soltanto il che c'è dentro. Ma non c'è scritto come va fatto. Fa le bolle come quando tu metti un animale a affogare. Però io lo proverei. Almeno ci si leva sto pensiero qui. Che tu dici? Perché qui più che si va avanti, più che impuzzolentisco la stanza velluta. Ora le chiappo io qui, sai. Allora, ho scaldato, portato quasi a ebollizione questo prodotto buonissimo che mangiano i russi. E adesso l'ho portato ad ebollizione, adesso mi accingo a mangiarlo, ad assaggiare questa pietanza così fantastica e fenomenale, va bene? In realtà ho smesso di cucinarla perché sto facendo un puzzo a pesto tutta la casa di questo fetore nauseabondo di questo prodotto. Quindi io ho anche spento il gas per quello, perché qui faccio un puzzo bestia. Assaggia anche il brodo? L'odore è tremendo. Voglio assaggiare anche il brodo. Non ho levato un po' perché. Quando si era bambini e si bucava la bicicletta, si prendeva un secchio, perché siccome le biciclette si bucava 3-4 insieme, perché se era una branca di 10 ragazzi, si prendeva un secchio e si raccomodava tutte le gomme tutte insieme. In quel secchio lì ci si buttava l'acqua per provare le camere d'aria, almeno fanno le bolle tossendo qua. Dopo, quando si levava tutte le camere d'aria da lì dentro, c'era un brodo simile a questo qui. Ecco, il sapore è molto simile a quello lì. Adesso mi accingo a mangiare questo. L'odore è tremendo. Pronti? Ma che vuoi mangiare, madonna? Ma che vuoi mangiare, russi? Ma come avete fatto a vincere tutte le guerre, tutti che avete vinto, a mangiare quel tipo porcai qui? Allora, in bocca l'è viscido. L'è viscido come fosse gelatina secca. Pizzica la lingua, però non sa di nulla, non sa di niente. Io probabilmente non so cosa. Il brodo non mi garba nemmeno il brodo, perché il brodo deve sapere di brodo, si deve sapere di galline, di che cosa. Qui non sa di nulla sto brodo. Probabilmente deve essere in origine, deve essere arricchito molto con molte altre spezie, roba varia, materiale vario. Quindi io probabilmente anche a questo giro ho padellato a fare questa preparazione. Se dovesse essere così, e vi dico la verità, è le meglio il lampredotto, cazzo no, è le meglio il pollo arrosto, è meglio un bel piatto di lasagna. Io, ragazzi, russi, e vi voglio bene, e voi segnate il mondo, ovvero a fare tutti che voi volete, ma a mangiare davvero bisogna stare di molto buoni. Quindi il voto di questo, mi manca attraverso da quanto fa schifo, il voto di questa pietanza è 4. Non sa di niente, fa schifo, l'odore fa schifo. Il sapore è gelatinoso, gli sguimma via in bocca, soltanto gli sguimma via. È un coce, un sapore. Voto 4. Se Dio vuole, siamo arrivati alla fine. E ora si mangia il dolce. Assaggiamo il dolce.
Oh, ma un odore buono a voi, non vi riesce a farlo? Un odore che sappia di odore, dice, mangio il pollo, sa l'odore è di pollo, fa un dolce, l'odore è di dolce, fa una roba salata, l'odore è di salato, non c'è modo... Madonna, dovevo mangiare questo prima! Allora, questo è il dolce, l'odore sa di chiuso, l'odore sa di chiuso, sa di una sega nulla, sa di chiuso, sa di stalletto, di muscido, di chiuso, di... Ora mi rifo la bocca con i cogli, con pesciolini, con le alici riseccate, ricciucciate lì, come si dice? Sentiamo le alici ricciucciate. Avete presente quando una signorina sta qualche giorno senza lavarsi? Quell'odore lì sa di bisogno di intima, di carinzia. Buone! Bene, mangiamo subito un pesciolino di esti. Ne mangio due, tre. Quanti ne mangio di esti morti di stenti? Due, vai! Sono trucioli. Sono salati e serpentati. Lussi, ma che sono le vostre patatine queste lì? Scusate, sono salati e serpentati. Perché qui c'è scritto Dried e Salted Anchovy Snack. La regola è che le Dried, che le cotto? Ricciucciato, saltato. Ricciucciato, salato, ma non salato, le salato a bestia. Questo non è salato, le risalato. Quindi le ricciucciato, salato a bestia e sono snack. Cioè te tu vai a giro per... Firenze di Russia, che è? La Firenze di Russia, che è? Mosca? San Pietroburgo. Se tu vai a giro per San Pietroburgo, tu dici, vada bello oggi l'Arno, il Lungarno a San Pietroburgo, come le belle. E tu mangi, noi si mangia le patatine, e voi non mangiate questi affari salati e serpentati. Dice, vuoi bere la vodka a bestia? Per forza non ti vuoi bere un affare in questo modo. I denti ti vengono a squalo, ti vengono dentro a mangiare questi affari. Ora però ci si rifà la bocca con i dolci. Oh ragazzi, un ne per dire, ma di tre non se ne è fatti uno. Voto di questo? Voto di questo? Che ti do di voto di? Ma la domanda è davvero semplice. Come vuoi fare a mangiare questa roba lì come fosse... Le patatine le sono buone, gli snack sono buoni. Come tu fai a mangiare queste cose a giro per la madre Russia? A giro, tu sei per la madre Russia, che tu guarda, vada bello e che ghiacciolo c'è lì e tu mangi uno di questi. Non c'è modo, capito? Vabbè, sta lattina gli ha fatto quella grondaia e tu mangi uno di questi. Non c'è modo, lo capisci? Moto e ti do 5, ti do, ma ci sto largo. Perché non è paragonabile a uno snack. E tu stianti a mangiare, che tu ne mangi due e dopo tu bevi una lattina di Coca-Cola. Non c'è modo, se no. Tu bevi... Che mucci avete in Russia a Mosca? Che c'è di fiume? I donne? Che roba è lei? Che c'è in Mosca? Tu bevi il fiume, tu bevi un fiume. Se te tu bevi, mangi due reti, dopo tu bevi un fiume di acqua perché... Ti stianta la bocca, lo vedi, non c'ho più salivazione io. Ora c'è il dolce. Quanti errutti mi fa fare questa affare. Ora si va sul dolce. Il dolce al tatto. Il dolce al tatto è un mattone. L'odore sa di noce e di burro e di... L'odore sa di noce e di burro. Ora si prova a tagliare questo mattonello qui a vedere che viene fuori. Non si taglia. Ce l'avete in Russia un piccone? Come si chiama piccone in Russia? Come dite voi in Russia il piccone? Piccone, picconoschi. Io lai, che qui ci sta anche un... L'ha visto il fuori il colore quell'era? È uguale a dentro, non cambia nulla, né fuori né dentro. Probabilmente se questo te lo butti nella minestra in ambrodo migliora un po' tutto. Questo è il dolce, ma si è ammorbidito. Dopo la prima mortellata si è ammorbidito. L'odore sa di chiuso, anche se tu l'apri, l'odore sa di chiuso. Ma assaggiamolo. Del tutto uguale, per adesso nella steppa, del tutto uguale. Questo tu capisci perché è dolce, perché non è salato. Questi sono salati arrabbiati, questo le sciocco, allora dice, sai che dolce, ma le piatto, le burroso, 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 unto ogni 2-3 km su una nocciolina. Quando tu conti la nocciolina, è come quando
In tempo di guerra ogni minestrone trovava un pezzo di patata, le festa. Il sapore di questa cosa qui è agghiacciante, anche questo qui. Allora, però il retrogusto, senti madonna come sviluppa, però il retrogusto lo lascia buono, davvero, eh? Cioè, tu lo mangi, non è granché. Poi dopo, le una cortellata, tu te ne rendi conto, tanto sei lontano, ti hanno preso, capito? Le quale le queste. Cioè, dopo che tu l'hai mangiato, dopo tu dici, madonna, ma dai, bocca buona, ma lasciata. Mi garba, la bocca l'ha lasciata veramente molto buona. Quindi guarda, nel finale ha sterzato, allora si merita tra odore e tutto, eh? Gli do un 6. Vado a messo stavo mangiando, 6. Quindi sono contento. Mi raccomando, le votazioni, guardate tutte le votazioni che gli ho dato a questi prodotti. Da Svidania, volevo dire una cosa agli amici russi che sono in collegamento con noi. Sicuramente io ho sbagliato a cucinare questa roba. Quindi, se voi mi volete spiegare come si cucinano queste robe, per piacere mandatemi il link di come si cucina. Se addirittura voi volete che io venga, ovviamente se voi siete a Firenze o in Toscana, e se l'è passato sto Covid perché non ci si capisce con nulla, ditemelo, io vengo a mangiare con voi russi tutto questo ben di Dio cucinato come si deve, però, perché io ho fatto dei danni incommensurabili, va bene? Ragazzi, non c'è più salivazione, c'è questo affare lì, mi hanno disintegrato la bocca. Vi ringrazio, vi saluto con la tromba e con l'imbuto, vi voglio bene. Ciao!